Fonti giornalistiche negli ultimi giorni hanno diffuso la notizia del declassamento relativo agli ospedali Luigi Curto di Polla e quello di Sapri dal nuovo piano anti-Covid. È scattato subito l'allarme sul territorio, la regione ha smentito e dice restano DEA di primo livello, la classificazione riguarda solo le strutture Covid. In merito dunque è arrivata la replica dell'assessore Corrado Matera che ha voluto chiarire la posizione della regione rendendo nota la risposta ricevuta dall'avvocato Antonio Postiglione del Dipartimento della Salute e della Giunta regionale della Campania. Si precisa, si legge nella nota, che nel piano regionale di programmazione della rete ospedaliera il presidio di Polla e quello di Sapri si configurano come DEA di primo livello. Pertanto, continua la nota, la classificazione a pronto soccorso riportata nella delibera di giunta ad oggetto piano di riorganizzazione delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania costituisce solo un mero errore.